Ciao ragazzi, io sono FabLinker e oggi siamo qui con il secondo episodio su The Suicide of Rachel Foster. Allora, avevamo diversi obiettivi da fare, tra cui, cioè, in realtà solamente uno, ma dettagli, devo tornare alla macchina e You won't stay andarmene here, prima che Mitchell. arrivi la No way. tempesta. The attorney, he'll take Allora, care of everything. Fuck all this. intanto io volevo un po' esplorare. Cioè, nel senso, andare un po' in giro? Di qua dove si va? Sono confuso, non so dove andare. O meglio, so dove andare, ma vorrei un po' vedere la casa, in generale, se si può. Tanto mi telecamera un po' si impazza. Detergente, wow, bello. Ah, beh, tutto collegato. Praticamente, sì, questa via era collegata con l'altra. Ok, quindi questo l'abbiamo visto, bene o male. Ah, forse mancava l'altra parte della stanza. Esatto. Vediamo un po'. Vado, qui non so dove sto andando in realtà. Cioè, non ne ho idea. Sto viaggiando, sto girando, ma non so dove sto andando di preciso, perché la mappa non la sto usando in questo momento. La mia è pura curiosità. Ah, abbiamo fatto il giro immenso. Allora, qua c'è la cucina. Ancora messa abbastanza bene in realtà, eh. Qua sono le provviste, cibo ammuffito. E grazie, saranno passati un botto di anni. Penso che sia normale. E poi di qua, non lo so. Questa stanza non ha molto senso. Molto stretta l'entrata. Ok, mi sono perso, devo essere sincero, eh. Sto girovagando un po' a caso. Ah, vedi mo'? Forse ho capito dove siamo. Sì, la stanza che è vicino all'entrata. Quella che non si poteva aprire. No, aspetta, cos'è che ho appena visto? Rogo per le streghe dell'hotel. Cosa? What the fuck? Ok, sono ufficialmente confuso. Andiamo giù, che forse è meglio. Andiamo verso la macchina. Visto che si parlava di andarsene via. Dove siamo? Bella. Foto. Qua c'è qualcosa? Baratto di vernice, non ci interessa. Vorrei capire dov'è il collegamento con la stanza dove c'è la macchina. Non di qua, secondo me. La mappa cosa dice? Ah, siamo in teoria dove dovremmo essere? La lavanderia. Ok, un sacco di roba che al momento non ci serve. Di qua immagino. Si scende ancora. Devo dire che è un posto molto inquietante. Io non ci rimarrei mai da solo in questo posto.
Ma che cazzo? Siamo in una chiesa. Spartiti. Spartiti. No, mi sa che non si può uscire, sennò moriamo di freddo. Come poi ci diceva il tipo al telefono prima, che se usciamo non riusciamo a sopravvivere molto probabilmente, anche perché è un freddo talmente pungente che ci ammazzerebbe, cosa molto rassicurante. Boh, che dire. Dove mi sono cacciato io? Io volevo solo andare a garage. Sto girando come un pirla. Forse? No. Direi che questo non è garage. Però questo sì. E come ci arrivo? Non penso che si possa uscire. Siamo abbastanza incasinati al momento. Allora, boiler room. No, di qua no, c'eravamo già andati. Ecco, garage, trovato. Quindi l'idea è di andarcene via con la macchina. Cosa che non credo che riusciremo a fare. Tell me you changed your mind. You there? Oh, yeah, right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone. No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's Ma nothing che or no cazzarola? one in between, and that's not a good Sono thing right now. scomparse le mie chiavi della Damn it, macchina. I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones, that's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypassed the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. This place. I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember, I'm here for you. If you need me, just call. Seriously. Oh, fine. Niente, le chiavi sono scomparse. E mo? E mo che si fa? Domanda. Obiettivi? Devo aprire la porta del garage. Ma senza chiavi? Che mi serve la porta del garage? Scusate. I can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Quel nome. I haven't heard that name since I left. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. E quindi? Allora, cose da fare non ce ne sono. La porta non si apre. Che poi cosa apri la porta se poi non puoi andare via? Questa è la domanda che mi stavo facendo. Che si fa? Ho sentito un rumore molto strano. No. Hey, found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Sì, ho Look, capito, però. I'll be on duty all day. Call me when you want. Cioè. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole?
Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. Già immagino quanto siamo al sicuro. Okay. Later. Sono scomparse le chiavi. Chi sarà mai stato? Qualcuno sarà stato. No. I'm stuck. Vabbè. Siamo bloccati. Cosa posso fare? Ah. È finito il giorno 1, così. Di netto, senza neanche avvertire. Sono rimasto molto male, devo essere sincero. Così, boom, giorno 1 finito. E mo c'è il giorno 2. Ah, non è successo niente. Siamo ancora vivi? Siamo ancora vivi. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the Timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh, I just... I'll call if I need you. Allora, no, mi sa che questo è il primo giorno. Cose da fare. Non ce ne stanno. E... Vabbè, il bagno è qui, ce l'abbiamo in casa. Devo controllare, secondo me... come si dice? Aiuto? I sistemi. Per vedere se è tutto a posto. Però fuori sembra più tranquillo oggi. O sbaglio. Cioè, insomma. Tranquillo è una parola, però... Irving, it's me again, obviously. I could really use a shower. Sure, you'll just need to turn on the furnace for the hot water. Ecco. Oh, my mom never wanted me to go down there, but I loved that place. Full of little spiders. A real country bumpkin. I was a pest. Now, I think I even forgot how to get there. I forgot almost everything about this hotel. Forse è un bene che l'hai dimenticato. Funny, right? Forse. People forget what hurts, I think. Never enough, Irving. Never enough. Yeah. Well, furnaces... Ah, scantinato. You won't have trouble. Quindi dobbiamo andare giù. C'è altro? Is there something else I should know, like, to survive? Well, don't expect a 5-star menu. Oh, really? You could survive for months with what's in the pantry. Let me guess. Canned beans, right? Bean soup, baked beans, potatoes and beans, bean broth. Buono. Starving suddenly seems like an acceptable option. Molto buono. Allora, devo riavviare la caldaia. Che immagino che sia di sotto. No? Ancora. Irving, are you at the furnace? He's waiting for me. He's down there. What? Cosa? Old farting ghost. Wait, what did you say? L'ha presa in giro. Pensavo fosse seria per un attimo. I used to hide down there with hotel guest kids and wait for old farting ghost to come and get us. Farting? The furnace? Yeah. When Leonard found out, he almost choked laughing. Your father laughed about stuff like that? Yeah. Well, that's long gone. Segnala. Bottone trovato. How's it going? It looks real complicated. Furnaces are all the same. Can you see the control panel? I guess. What does the pressure gauge read? Huh? The thing that looks like a clock. Sarà quello, 110. 220? Oh. No. I don't like the sound of it. Ah, sì, 220. It should be more like 210 PSI. Pressure's building.
You saying I have a choice between freezing or blowing up? No. Push the green button. It's the starter. Old farting ghost, you rank spirit. Wake up! Huh? Nothing. Just talking to an old friend. Vabbè. Comunque, usiamolo, il bottone verde. E mo? And here he is, in tip-top shape, I'd say. You were right. The furnace is haunted. Now you've got hot water. You have no idea how grateful I am. Just doing my job. Questo tizio non mi convince, eh? Per me non ce la racconta giusta. Non lo so. Poi magari mi sbaglio, eh. Give me some good news. Just letting you know that the rooms will heat up before the hallways. I just want to go to bed. Did you find a room you feel comfortable in? Yeah, my old room. It's exactly like I left it. Leonard cleaned it, but he didn't touch a thing. Same as you left it? Exactly. How does that make you feel? They teach psych classes at FEMA. Well, just being nice. It's endearing. But I'm not 16 anymore. There's lots of other rooms in the hotel. No. I think I'll sleep just fine. Okay. Ma non devo fare la doccia? No? Non più? Boh, vabbè. Quindi? Irving Crawford, FEMA. Hey. Hey! Listen, I just wanted to say, if I came across as obnoxious... No problemo. I get it. It almost feels like I'm getting used to being here again. Whatever. Forget it, I'm beat, and I'm rambling. No. From the rumors that went around the valley about when you left the hotel, and all that rush, well... Right, I forgot. The Wilsonian mythology. Sorta. Now I'm just gonna chill in my room with the posters of my favorite bands, playing my old bass, totally unplugged. You play the bass? I suck. I wanted to faccio thank schifo, you. Vabbè così, eh. Knowing that I'm not alone here is a huge deal. Yeah, well, thank you for, listening and not freezing to death. Ma non ti ho ascoltato in realtà. So I owe you my life then. Cioè. Wow. It's just. Ma non l'ho ascoltato, semplicemente non c'era le chiavi della macchina. Your job. I know. Night. Night. Allora, sono nella vecchia stanza. Ci sono già. Vabbè. Ma e poi il bagno? Che fine ha fatto? Il bagno famoso che dovevo farmi caldo? No, eh. Allora, questa è la mia stanza. No? Ah, basso, ok. Devo usare prima il basso, poi dormo. Giorno 2. Attenzione, attenzione. Io direi che per il momento possiamo fermarci qua, al giorno 2, poi andare avanti, più avanti, insomma, quindi gioco di parole. E niente, ragazzi, che dire, al momento mi sembra un gioco veramente molto intrigante, anche perché mi sembra uno di quei giochi che ti lasciano con la suspense... Ma che poi in realtà non c'è niente, è stranissimo, è veramente strano. Quindi è tutto per il momento, noi ci becchiamo alla prossima e ciao!